Facciamo un attimino qui una piccola. Molto naturali. Molto, moltissimo. Pensandoci un attimo, secondo me è troppo. Alla fine è sera, siamo quasi verso l'ora di cena, quindi insomma non me la sento di andare a coprire insomma il tuo viso, la tua pelle con del fondotinta quando farà 2 o 3 ore. Te lo dovresti togliere, ecco. Secondo me sarebbe una mettere sotto sforzo la tua pelle per niente. L'ho portato, ma pensandoci meglio, ecco, non ce n'è bisogno. Poi se tu lo vuoi, io te lo metto, non ho problemi. Niente, perfetto. Allora vado semplicemente con questa palette di correttori, questa è nuova, insomma, sistemare qualche punto un pochino più da sistemare, dato soltanto dalla giornata un pochino stressata. Ecco, si vede che hai la pelle un pochino arrossata, ma data dallo stress della giornata. Ecco, a fine giornata tutti siamo insomma un pochino più esatto. Diciamo che le fatiche si vedono anche un pochino più sul viso, è normale. Insomma, bisogno di creare qualcosa di perfetto, prima di andare a dormire. Adesso vedo un pochino qua sulla fronte alta, anche da questa parte, e poi vedo un pochino più arrossato di qua, che credo sia dato dalla mascherina, e poi un pochino qua sotto. Si è uniformato perfettamente al tuo incarnato. Non vado ad utilizzare
messo una crema bella idratante, così la facciamo funzionare. Poi vado leggermente a darti un po' di colore con questa che è una palette occhi, però ha al suo interno dei bellissimi colori terra che secondo me sono perfetti. Andrò a utilizzare questo qui, sono perfetti giusto per andare a dare un pochino di colore. Vado, ma proprio molto leggermente, questo è il massimo che andrò ad utilizzare per tutto il viso. Vado anche un po' qua, giusto per andare, insomma, a dare un pochino più di luce, perché questo è proprio un po' di terra, ecco, color terra, un pochino qui. Perfetto, nulla di troppo eccessivo. Prendo sempre un'altra palette occhi, questa qui con il diamante, perché al suo interno ha un bellissimo illuminante, che è ovviamente un colore studiato per l'occhio, però è veramente molto bello, secondo me. Vado ad utilizzare questo qui. Questo qui è molto bello. Ovviamente utilizzo un pennello piccolino per poterlo prelevare. E vado proprio così. Questa palette, ovviamente a forma di diamante, ha un bellissimo illuminante. Insomma, non poteva che essere così. Sul naso, anche sempre tutto molto 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 leggero. Proprio così.
insomma, se non sogniamo un attimo anche ad occhi aperti, anche prima di cena, che cosa facciamo? È giusto anche, insomma, teletrasportarci un pochino in un mondo diverso, un mondo più semplice. E allora lo facciamo anche con i colori. Con questo meraviglioso azzurro che andiamo a mettere tutto qui, tutto così. E questo bene qua. Così, guarda. È meraviglioso. Bello, bello, bello. Fiabesco. Lo sapevo appena l'ho visto. Perfetto. Allora, così come per il fondotinta, portato anche il mascara, però non voglio renderti troppo complicata la parte dello struccaggio, quindi non lo mettiamo, decido io. Non lo mettiamo appunto perché non voglio che poi dopo tu stia lì a grattarti, togliere salviettine, olio, no. E adesso spargerlo per bene. Non ho portato nessun setting spray, niente, perché adesso, insomma, non ce n'è bisogno. Adesso andiamo a mangiare perché per concludere al meglio questa giornata, che insomma è stata un pochino difficoltosa, non c'è altro che